Pensiamo al primo più grande successo globale della storia della moneta, è stata la scoperta e l'accettazione come moneta dell'oro fisico da parte di tutte le comunità, di tutte le civilizzazioni nel mondo, senza alcuna pianificazione centralizzata, senza alcun governo o banca centrale che ne decidesse l'adozione. Da questo punto di vista è quindi evidente che la moneta è un'invenzione dell'umanità, una convenzione, una scelta fiduciaria che i popoli fanno per facilitare i commerci e le transazioni. Poi nella storia della moneta certamente abbiamo trovato tutti utile affidarne il governo a Cesare e poi più in là ai tecnici delle banche centrali. Queste scelte sono state talvolta anche controverse, ma soprattutto aprono oggi un panorama di libertà. È possibile usare monete di banche centrali che hanno corso legale o monete private. C'è addirittura un premio Nobel per l'economia, Frederick Monagnac, che negli ultimi 20 anni della sua vita ha sognato un mondo in cui le monete private potessero far concorrenza non solo alle monete con corso legale statali e di banche centrali, ma addirittura fra di loro per l'affermazione della migliore moneta. Viva la moneta libera!